La vita futura, anche noto come Nel 2000, guerra o pace? H.G. Wells' Things to Come. Nel 1936 erano già evidenti le tensioni che avrebbero portato alla Seconda Guerra Mondiale. L'atmosfera che si respirava in Europa favorì la produzione di una pellicola, liberamente tratta da un romanzo di H.G. Wells, che in qualche modo ne anticipava gli orrori, Things to Come, del regista William Cameron Menzies. Noto in Italia col titolo La vita futura, ma anche come Nel 2000 guerra o pace, si tratta di un film interessante, ulteriore esempio di come la fantascienza sappia spesso cogliere lo spirito del tempo, senza per questo essere necessariamente profetica. Si immagina così l'inizio di una guerra mondiale, nel 1940, che vede sicuramente coinvolta la Gran Bretagna contro nemici senza nome e senza un'evidente ideologia, comunque facilmente riconoscibili nella Germania. Gli eventi seguono in primis le traversie di una grande e fantomatica città, la paradigmatica Everytown, che subisce un devastante bombardamento a base di gas ed esplosivi nel giorno di Natale. Immagini suggestive CI mostrano l'escalation di un conflitto che presto si incancrenisce, consumando uomini e risorse senza giungere ad un esito finale. La storia vera e propria inizia nel 1966, in un'Inghilterra ridotta ad un cumulo di macerie, che vive in condizioni simili a quelle dell'Alto Medioevo, i lunghi secoli bui che seguirono il crollo dell'Impero Romano d'Occidente. Oltre alla devastazione, i sopravvissuti affrontano anche una micidiale pandemia e la divisione in tanti territori, guidati da veri e propri signori della guerra, generalmente ex militari che, in qualche modo, hanno tentato di ricostruire una parvenza di società. Una società che potremmo definire post-atomica, con i gas a fare le veci delle armi nucleari. Queste ultime, per quanto già immaginate molto tempo prima dallo stesso Wells, ancora di là da venire quando venne scritta la sceneggiatura. Sarà una coalizione di scienziati a gettare le basi per un nuovo ordinamento, tecnocratico, che porterà finalmente pace e prosperità. Il film vede il suo epilogo nel 2036 dove, nonostante l'estremo benessere ottenuto, fra la popolazione tornano tensioni irrazionali contro una società sì perfetta ma giudicata asfissiante. Un colpo di scena finale, forse, appianerà le divergenze aprendo nuovi scenari di evoluzione. Pur contando sulla supervisione dello stesso Wells, nonché su un grosso budget, il film, che ebbe anche molte traversie con la censura, in Italia, ad esempio, la versione proiettata ancora negli anni 50 era lunga la metà dell'originale. Non ebbe un grande successo. Pur notevolissimo da un punto di vista degli effetti speciali, la distruzione di Everytown, ad esempio, è notevolmente spettacolare. Soffrì molto di dialoghi poco ispirati, quando non eccessivamente enfatici, e di una prova attoriale mediocre. C'è poi da pensare che, in quegli anni di crisi economica e di paure in crescendo, il pubblico avesse poca voglia di guardare qualcosa che gli ricordasse un conflitto ancora fresco nella memoria, inoltre ammonendolo di un altro, certamente peggiore, in arrivo. L'immaginario degli effetti speciali ci restituisce tecnologie molto interessanti, retrofuturistiche, ma sempre fortemente ancorate alle conoscenze dell'epoca. In definitiva, un'occasione mancata, un film che avrebbe potuto diventare ben altro nella storia del cinema. Se è vero, come si diceva, che la buona fantascienza sa cogliere lo zeitgeist, guardando all'attuale nuovo fioccare di pellicole distopiche, qualche domanda sarebbe da porsi. Il film non va confuso con l'omonimo Things to Come del 1979, un film di bassissima lega anglo-canadese, che dell'opera di Wells millanta soltanto il titolo